Thank you.
passare il sabato, magari la domenica avrà delle altre cose da fare, ma il sabato andare a viaggiare, secondo me potrà farlo con delle vetture anche con motore alternativo a bassissime emissioni, senza disturbare troppo gli altri, e nello stesso tempo potrà avere il piacere di imparare a come rendersi propositivo. Io credo che bisogna credere in se stessi, nella intuizione, lavorare molto, 90% lavoro, sudore, 10% talento. E quando ti trovi un ostacolo davanti, non è che è lì perché sei uno sfigato, è lì perché lo devi superare per dimostrare che sei, diciamo, che parte del percorso. La fortuna di poter fare questo mestiere, che poi insomma è la passione, quindi in realtà non si può considerare un lavoro quando si fa quello che veramente piace, soprattutto secondo me se è uno sport. Quindi ho la fortuna di fare anche il pilota, questo grazie a Scoditalia, e correre in macchina a fare il pilota, sì, ci si diventa con la passione sicuramente, con sacrifici, con la fortuna, perché ci vogliono le persone giuste al momento giusto, bisogna essere determinati, non bisogna mai mollare, e dopodiché insomma, dopo tante situazioni create e anche magari a volte per il caso, insomma, siamo arrivati ad essere, a fare di una passione questa cosa. Come si fa a disegnare una macchina del genere? Si parte cercando di mettere insieme tutte le idee più forti a livello aerodinamico, a livello estetico che riusciamo a trovare, e soprattutto si cerca di trovare una coerenza stilistica, un tema stilistico che sia in grado di essere sia assolutamente funzionale alle velocità e alle prestazioni incredibili che una vettura del genere cerca raggiungere, e poi però anche rispettando chiaramente la storia di un marchio che è quello che abbiamo, molto molto forte, ma trovando anche qualcosa che riesca a far tremare le gambe delle persone, perché insomma quando vedi quegli oggetti di cui ho parlato prima è la sensazione che ho provato io, insomma, quindi... Due anticipazioni, quando la vedremo? 3 anni, 4 anni? No, la vedremo molto prima. Molto prima? Ne vedremo una all'inizio del prossimo anno. 1800 cavalli? Sì. 1800 cavalli, a 0-100? Meno di 2 secondi. Per me, personalmente, visto che io continuo ancora a giocare con le macchinine, come mi piace dire, ma prima o poi dovrò accettare che non è solo questione dei capelli bianchi, ma dei segnali che arrivano e che mi dicono che è ora anche di smettere. Però mi piace l'idea di far crescere dei ragazzi, di accompagnarli. Naturalmente questi primi step, primo passo, non è che si diventi collaboratori in 3 giorni. Non mi basta il tempo perché sono partito con una cosa abbastanza semplice, con un'idea molto chiara in testa. Io sono nato, non mi ricordo quando ho iniziato a sbavare dietro queste macchine, e ho sempre saputo che avrei dovuto vivere con queste macchine e per loro. E la mia macchina dei sogni, qualcuno lo saprà, è l'F40, no? Siamo entrambi dell'87. No, è abbastanza noto. È abbastanza noto. Siamo entrambi dell'87, io sono cresciuto con quella macchina qua e non me la tolgo tuttora, che ormai insomma ho la possibilità di vederla spesso, di toccarla, anche di altro. Però non mi è cambiato nulla, nonostante tutte le possibilità, tutte le belle esperienze, perché veramente è una continuazione, non stiamo mai fermi e il tempo manca.